Buongiorno a tutti e grazie di essere presenti al webinar UniPDR 132-2022, uno strumento per la tracciabilità dei rifiuti urbani. Io sono Simona Tamagni dell'Unità Operativa Coordinamento e Media. Nell'augurarvi un buon ascolto, vi faccio presente che oggi non è prevista la sessione di domande e risposte finali. Vi verranno comunque forniti tutti gli indirizzi mail a cui rivolgervi nell'eventualità aveste dei quesiti da porre post webinar. Auguro di nuovo buon ascolto a tutti e passo la parola a Viviana Buscemi, Technical Project Manager dell'Unità Operativa Divisione e Sviluppo Uni. Grazie Simona, benvenuti a tutti e buongiorno. Innanzitutto condivido il mio schermo così che possiate vedere la mia presentazione. E quindi vi do il mio benvenuto personale a questo webinar di presentazione della nuova prassi di riferimento 132 sulle linee guida per il monitoraggio e la verifica dei flussi di rifiuti urbani ai fini della rendicontazione per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio. La mia presentazione sarà un'introduzione su quali sono gli strumenti della normazione tecnica a disposizione a supporto della legislazione. In particolare farò un focus sul cosa sono le prassi di riferimento e come si relazionano con la legislazione. Innanzitutto un breve cenno al regolamento europeo 1025 sulla normazione europea che è stato recepito in Italia col decreto legislativo 223 nel 2017 e che diciamo, riporta la regolamentazione della cooperazione tra le varie organizzazioni europee di normazione, quindi gli enti di normazione europei, dei singoli stati, gli stati membri, la Commissione, ai fini dell'elaborazione delle norme tecniche europee dei prodotti della normazione. Questo decreto, quindi, all'interno di questo diciamo, termine prodotti della normazione, individua quelli che sono tutti gli strumenti a disposizione della normazione, quindi non soltanto le norme specifiche tecniche, ma anche le prassi di riferimento e tutti i documenti a supporto. Quindi tutti noi conosciamo le norme tecniche, le specifiche tecniche e il rapporto tecnico. La prassi di riferimento è uno strumento innovativo che diciamo si è iniziato a sviluppare già nel 2013-2014 e ad oggi abbiamo pubblicato oltre 130 prassi di riferimento sui temi più svariati, con una buona percentuale dedicata alle tematiche della sostenibilità. La differenza delle prassi di riferimento rispetto alle norme tecniche specifiche è che sono dei documenti prenormativi, quindi che descrivono delle best practice o dei processi, dei servizi di eccellenza che quindi vengono pubblicate proprio per promuovere queste tematiche particolarmente innovative o queste soluzioni particolarmente innovative in specifici settori. Come possiamo sintetizzare queste differenze? Se le norme rappresentano lo stato dell'arte di prodotti, processi, servizi e anche professioni ad oggi, le prassi di riferimento rappresenteranno lo stato dell'arte, di domani. Questo perché appunto anticipano al mercato, una serie di contenuti che sono, appunto innovativi, come dicevo prima, e che, diciamo, possono essere magari anche dei disciplinari, industriali, privati, dei modelli di gestione sperimentati a livello, locale o a livello di organizzazione, quindi, diciamo, propone al mercato una nuova metodologia, una nuova tipologia di prodotto, un nuovo sistema di gestione, volendo, e quindi anticipando quelli che domani potrebbero diventare invece, diciamo così, i risultati dell'attività di normazione. Le prassi di riferimento vengono sviluppate da un rapido processo di condivisione perché diciamo, vengono elaborate proprio su una specifica tematica da un tavolo apposito che si istituisce proprio a questo fine. Hanno una diffusione gratuita ed un'applicazione sperimentale.
possono, dopo un periodo di, diciamo, di sperimentazione, quindi di prova di qualche anno, essere trasformate in una norma tecnica o anche essere ritirate qualora poi, diciamo, l'applicazione pratica, la sperimentazione non abbia dato dei risultati, diciamo così, soddisfacenti. Il processo di elaborazione delle prassi prevede tutta una serie di fasi che vanno innanzitutto dall'inquadramento dell'ambito che vanno, diciamo, a trattare e quindi si verifica innanzitutto il contesto normativo nazionale, europeo o internazionale di quel settore. Si verifica se esistono già dei progetti di norma che sviluppano quel medesimo argomento e in caso negativo allora si procede con lo sviluppo del nuovo documento di prassi di riferimento. Poi si procede ad una fase ovviamente di contrattualizzazione dell'accordo tra il proponente, che in questo caso nella prassi 132 è Stato Utilitalia, e si procede poi con l'avvio del progetto, quindi con la convocazione del tavolo di lavoro che si occuperà dello sviluppo della prassi. Il documento viene quindi elaborato attraverso anche una serie di riunioni a cui partecipano poi non soltanto i membri, diciamo, nominati dal proponente, ma anche alcuni esperti del sistema UNI, quindi degli organi tecnici di UNI che fanno parte, diciamo, del tavolo tecnico di pertinenza, quindi che conoscono il settore in cui viene sviluppata la prassi di riferimento. Una volta che il tavolo ha terminato l'elaborazione del documento, si passa alla fase di consultazione pubblica, che prevede una raccolta dei commenti da parte di chi non ha partecipato alla stesura del documento, quindi di soggetti esterni al tavolo di lavoro, che poi analizzeranno, diciamo, sottoporranno i propri commenti, le proprie integrazioni, le proprie richieste di modifica, le quali verranno eventualmente approvate, diciamo, accolte dal tavolo di lavoro e quindi andranno a modificare eventualmente il contenuto della prassi di riferimento. La fase di pubblicazione poi prevede che il documento venga reso disponibile sul sito UNI, tra l'altro, come dicevo prima, gratuitamente, e tutto questo processo ha una fase, diciamo, di sviluppo di 9 mesi, per cui è rispetto alla fase di elaborazione di un documento vero e proprio normativo, di una norma tecnica, ha una tempistica all'incirca dimezzata. La prassi che vi racconteremo oggi, di cui oggi diciamo, parleremo, è, diciamo, un elemento di sostegno della legislazione, adesso vedremo perché. Innanzitutto, come dicevo prima, è stata sviluppata su proposta di Utilitalia da un tavolo tecnico che ha preso il nome di tracciabilità dei rifiuti, perché diciamo, al suo interno sono stati, come dicevo prima, inseriti alcuni esperti che poi presenteranno anche oggi una propria, diciamo, la propria esperienza, il proprio diciamo, ambito di competenza che ha portato poi alla pubblicazione del documento. La prassi è scaricabile gratuitamente dal nostro sito ed è stata pubblicata proprio qualche giorno fa, l'8 settembre. Si va questo documento ad affiancare a quelle richieste, diciamo così, a quella documentazione che è richiesta dalla legislazione tecnica ai fini della rendicontazione delle percentuali di riciclaggio e di gestione, ecco, dei dati sui rifiuti, per cui la prassi va a definire una serie di criteri che monitorano questa gestione del rifiuto, diciamo partendo dalla raccolta fino al conferimento ai vari operatori e soggetti terzi che si occuperanno poi di effettuare le operazioni di riciclaggio, recupero, smaltimento. Diciamo che gli obiettivi principali del documento, che sono stati ben inquadrati nel documento, sono fondamentalmente questi tre che vedete, diciamo, sintetizzati brevemente nella slide, ossia il fatto che possa garantire un monitoraggio di tutto il flusso di raccolta dei rifiuti.
che diciamo attraverso una serie di dati potranno essere eventualmente anche oggetto di verifiche di terza parte. L'altro obiettivo è quello diciamo legato alla fruibilità delle informazioni, del processo di raccolta e di gestione dei dati e delle informazioni sul flusso di rifiuti per gli utenti e infine la quantificazione dei rifiuti conferiti agli operatori, siano essi impianti o soggetti terzi, appunto, che vanno poi a riciclare o recuperare il rifiuto gestito. Diciamo, la prassi di riferimento ha una valenza, come dicevo prima, fondamentale perché supporta la legislazione. In questo senso, abbiamo diciamo, un affiancamento tramite un documento che è volontario, qual è la prassi di riferimento, che diciamo, supporta la legislazione cogente e quindi in questo caso gli obiettivi europei di riciclabilità e recupero dei rifiuti. Quindi se da una parte nell'ambito cogente le direttive, i regolamenti europei o la legislazione nazionale, anche il recepimento delle stesse direttive, diciamo, dà delle indicazioni, delle richiede, dei requisiti di un certo tipo, allora la documentazione tecnica a livello nazionale, europeo o internazionale va a supportare questi requisiti generali espressi attraverso direttive, regolamenti o legislazione nazionale. Le prassi di riferimento le trovate pubblicate nel nostro catalogo e sono appunto, come dicevo prima, gratuitamente scaricabili e diciamo avranno poi una vita di circa 4-5 anni, dopodiché potranno essere anche trasformate in norma se appunto l'analisi, diciamo, che verrà fatta in questo periodo di applicazione sperimentale darà dei buoni, diciamo, risultati. Le prassi di riferimento invece in fase di elaborazione vengono pubblicate sul nostro sito sotto la sezione normazione, innovazione e poi elaborazione delle prassi di riferimento in consultazione. Quello che vedete a schermo è soltanto un esempio di una prassi di riferimento in questi giorni in consultazione e comunque trovate l'elenco di tutte quelle che sono ancora aperte per le quali è possibile quindi esprimere eventuali commenti o pareri e integrazioni varie. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono stata veramente rapida perché so che i colleghi che seguiranno avranno molto da dire, da approfondire sui contenuti della prassi, per cui lascerei subito a loro la parola. Vi ricordo però che per domande e chiarimenti potete scrivere a sviluppo.progetti@uni.com e qualora poi abbiate altre, diciamo, richieste, potrete anche scrivere alla sottoscritta o visitare i nostri social. Il nostro sito, il nostro canale YouTube, dove tra l'altro troverete anche la registrazione di questo webinar. Quindi io vi restituisco la parola e vi ringrazio per l'attenzione. Passo la parola a Luca Mariotto di Utilitalia. Sì, buongiorno, spero mi sentiate bene. Condivido la presentazione. Oh. Bene. Sì, grazie per l'invito e grazie a Uni per il supporto e quella che è stata la regia per questo progetto di cui Utilitalia è stata promotrice, che appunto è la prassi di riferimento per il monitoraggio e la verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione ai fini del calcolo dei fini di riciclaggio. E, come diceva bene Viviana Buscemi, il tavolo tecnico è stato un tavolo tecnico particolarmente ricco e, permettetemi anche, competente. A cui ha partecipato non solo Utilitalia, ma anche le altre associazioni di categoria, col contributo molto importante di Ispra e anche del
del consorzio PR, quindi in questo caso abbiamo riportato il nome di Amanda Fusonerini, che è dato anche coordinatrice della commissione imballaggi dell'Uni, ma comunque di tutto il mondo dei consorzi PR. E volevo anche ricordare e ringraziare Federico Turano, dell'ufficio tecnico di Uni, che ha coordinato i lavori del tavolo tecnico e che ci tenevo a ringraziare. E anche un ringraziamento a Giuliana Davilla del gruppo Veritas, che è stata in qualche maniera anche pungolo e spinta per questa iniziativa, che poi ha trovato l'appoggio diciamo, di tutto il mondo di Utilitalia. Allora, come si diceva, qual è lo scopo e il campo di applicazione della prassi? La prassi vuole definire i criteri di monitoraggio e gestione dei flussi per quello che riguarda la fase di raccolta principalmente, però potenzialmente è offerta a tutti i soggetti della filiera dei rifiuti. Quindi si parte dalla raccolta per arrivare poi al trattamento finale con la produzione di materie prime seconde, oppure ad altri operazioni di riciclaggio o anche recupero energetico o smaltimento. È uno strumento di presidio della filiera e ha sicuramente una valenza molto importante per quanto riguarda la trasparenza del nostro operato anche nei confronti degli utenti e dei cittadini, ma anche nei confronti di chi poi verrà di chi verrà chiamato a verificare i dati che servono a rendicontare gli obiettivi di riciclaggio a livello europeo, nel senso che le modalità con cui vengono definiti gli obiettivi di riciclaggio sono definiti a decisione europea 1004, però è chiaro che una standardizzazione e un riferimento univoco su come rendicontare il dato numerico era sicuramente importante. Come si diceva, beh, cercheremo anche di essere veloci nella presentazione, perché comunque vorrò dare una rappresentazione di tutti quelli che sono i punti trattati dalla prassi. E quindi a partire da quelle che sono le modalità di calcolo per definire le quantità avviate agli impianti di trattamento in maniera precisa, differenziando tra avvio al riciclo, a recupero energetico o smaltimento in discarica. E comunque un'altra cosa che va sottolineata è che la tracciatura riguarda quello che è il perimetro di competenza dell'organizzazione che applica la prassi, nel senso che il perimetro di appunto applicazione arriva fin dove il soggetto può avere conoscenza dei flussi dei propri rifiuti. È chiaro che dove questa conoscenza si interrompe anche la tracciatura e la rendicontazione, che però idealmente dovrebbe poi dovrebbe continuare con l'altro soggetto che a valle della catena poi continua con il processo. Un esempio per tutti: il sistema dei consorzi PR, che di fatto poi si occupano in gran parte della gestione degli imballaggi avviati al riciclaggio, ovviamente dovrà fornire quelli che sono i dati, gli elementi relativi alla propria perimetro d'azione, ed è importante che i dati in entrata a questa fase siano coerenti con quelli che il CONAI, il Consorzio Filiera, pongono come dati di partenza per la loro attività. Quindi sono due fasi distinte, ma conseguenziali, devono essere tra loro coerenti.
Come si diceva, l'area di riferimento dell'analisi, della rendicontazione è il territorio servito a soggetto, quindi dall'organizzazione che mette in atto la prassi, che può essere anche suddiviso ulteriormente a seconda di sub-bacini di raccolta, se poi la prassi può e vuole essere, come dire, spaccata in più ambiti. Questo, diciamo, è un elemento di flessibilità. Noi abbiamo cercato di dare degli elementi che potessero essere applicati in via allargata a tutto il nostro mondo, nel senso che abbiamo nella gestione dei rifiuti una platea molto diversa, molto varia, tra aziende molto grandi e strutturate e aziende che sono invece magari piccole e gestiscono solo una piccola parte del ciclo. E quello che noi speriamo, che auspichiamo, è che la prassi possa essere applicata da tutti, nella misura in cui sia, come dire, una baseline di minimo comune denominatore, su cui poi eventualmente i soggetti più strutturati possono andare anche più approfondire quella che è l'analisi. In effetti, poi anche sugli indicatori abbiamo distinto tra set di indicatori volontari e set obbligatori, anche perché chi ha più la possibilità di andare a delineare e individuare gli indicatori, un set di indicatori più completo, lo possa fare a livello poi volontario. I rifiuti urbani che sono stati oggetto della prassi sono di fatto tutti i codici 20 e 15 della raccolta, più gli altri rifiuti urbani oggetti di raccolta differenziata. Adesso non vi sto a elencare tutti, se vedete. Si arriva anche a tutti quelli che sono gli altri flussi di raccolta differenziata che possono essere molto molto numerosi, arrivare ai pneumatici, ai rifiuti pericolosi e anche a via via, come potrete vedere, ad altri flussi, rifiuti ingombranti, rifiuti a spazzamento stradale e poi quello che è il rifiuto urbano residuo, se inviato a impianti di trattamento intermedi, impianti di incenerimento con recupero energia, quindi termovalorizzatori o impianti di smaltimento, quindi tipicamente le discariche senza trattamento preliminare. Nel caso in cui si abbia con conferimento di rifiuti speciali, rifiuti urbani da altri bacini e extraperimetro, ovviamente la prassi dà indicazioni su come enucleare, come valutare quello che è il rifiuto di competenza ai fini della prassi. Tipicamente qui abbiamo, senza andare nel dettaglio delle formule, quello che vedrete poi nella prassi sarà le indicazioni su come trattare tutti questi casi particolari, come anche nel caso in cui gli impianti trattino flussi che derivano da una pluralità di bacini, quindi anche i flussi in uscita poi dovranno essere ripartiti secondo i diversi bacini in maniera proporzionale ai quantitativi di rifiuti conferiti in ingresso al netto di quella che può essere la perdita di processo. Anche la perdita di processo è stata valutata e gestita, quindi ci saranno delle formule matematiche che attribuiscono in maniera proporzionale diversi flussi di rifiuti conferiti la frazione che è legata alla perdita di processo. Come vi dicevo, la frazione estranea, che è un elemento forse più significativo e più importante in analisi di rendicontazione e fine effettivo riciclaggio, ed è uno dei temi più difficili da gestire quando abbiamo appunto la presenza di più flussi in impianto, sia in entrata che in uscita, è quella di dare elementi di ripartizione a frazione estranea che siano coerenti e proporzionali con quella complessiva,
Infatti, in genere l'indicazione è quella di dare una imputazione proporzionale in funzione di quantitativi conferiti, a meno di non avere evidenze relative alla qualità merceologica di vari flussi in entrata. In questo caso possiamo avere dei dati più di dettaglio, più puntuali. Come vi dicevo, nel momento in cui l'organizzazione che utilizza la prassi per questa organizzazione si interrompe la conoscenza del materiale e il bilancio materiale, si interrompe anche la tracciabilità del flusso e in questo caso la prassi si interrompe al limite del perimetro di conoscenza dell'organizzazione. Per quanto riguarda il recupero dei rifiuti organici, abbiamo trattato sia impianti compostaggio che di digestione anaerobica che impianti integrati anaerobici e aerobici, considerando anche quello che è il sobballo liquido che viene generato dalla gestione del rifiuto organico, che si considera parte del processo e quindi compreso nelle quantità recuperate al pari della perdita per l'evaporazione. Mentre diversamente, quello che non è considerato recuperato dalla frazione organica è la frazione estranea o la frazione a recupero energetico, oppure la frazione organica che tipicamente il compost polispecifica che non può essere utilizzato ai fini agronomici, che viene quindi escluso dal recupero. Per quanto riguarda il recupero da frazioni secche, cioè rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche simili, abbiamo analizzato sia casi con flussi monomateriali che multimateriali, che tipicamente sono quelli agganciati agli imballaggi in metallo, quindi o con la plastica o con vetro plastica metalli pesante. Cosa succede a questi flussi? Questi flussi possono essere avviati a un impianto che non fa nessun tipo di lavorazione, impianti di trasferenza, oppure impianti di stoccaggio e pressatura, impianti di selezione che lavorano a diversi livelli di trattamento, oppure direttamente impianti di produzione di materia prima e seconda. È chiaro che nel caso in cui, e questa è stata una decisione, il materiale venga avviato a impianti che non fanno nessun tipo di lavorazione, questo tipo di fase può essere anche ignorata ai fini della prassi, nel senso che se non ci sono modifiche alla natura, alla quantità del rifiuto, questa fase può essere anche, omessa ai fini della rendicontazione, in quanto non incide poi sul flusso del rifiuto. Per impianti di selezione intermedi invece va definita ovviamente la frazione estranea che deriva dall'attività di selezione, che come dicevo può essere o imputata ai flussi in maniera puntuale, ai flussi in entrata, se ho dei monitoraggi di qualità conformi alla norma, oppure se non dispongo di dati puntuali. La frazione estranea può essere imputata ai singoli materiali in funzione del peso in entrata. Per quanto riguarda le altre frazioni, abbiamo per esempio rae, pile o legno o altri pneumatici, oli, in genere. Abbiamo accorpato questo tipo di rifiuto attribuendo generalmente tre flussi, quindi o un flusso di riciclaggio, o un flusso di avvio a recupero, o un flusso di avvio a discarica. È evidente che in funzione di quelli che sono gli impianti destino, e quelli che sono i dati forniti a questi impianti di destino, dipende anche dalla nostra capacità di poter rendicontare i rifiuti. Se non si dispone di questi dati, la tracciabilità si interrompe. Per i rifiuti da trattamento stradale abbiamo, anche in questo caso,
una parte di materiali inerti, quindi tipicamente le sabbie o metalli, che può essere completato a fine di recupero, rifiuto che è inviato ai impianti di recupero energetico, quindi la parte magari biogenica, lo spostamento stradale che può essere valorizzata energeticamente, oppure lo scarto che non è inerte né valorizzabile energeticamente, inviato agli impianti di smaltimento. Anche in questo caso, quindi, anche nel caso degli ingombranti abbiamo la stessa situazione. Abbiamo quindi una parte di rifiuti a recupero, una parte di rifiuti a recupero energetico che comprende sia lo scarto da selezione che ingombranti avviati direttamente a recupero energetico, e poi lo smaltimento, dove lo smaltimento può essere o l'ingombrante complessivamente, se viene inviato tutto a smaltimento, oppure quello che è gli scarti delle altre fasi di selezione se avviate a smaltimento. Per quanto riguarda il rifiuto urbano residuo, che può essere inviato al trattamento meccanico-biologico, trattamento meccanico, i flussi per un bilancio di massa sono numerosi, perché possiamo avere perdite di processo. Abbiamo una valorizzazione dei flussi di metalli facilmente separabili negli impianti di trattamento meccanico-biologico. Abbiamo una frazione secca da inviare a inceneritori o termovalorizzatori con recupero di energia. Abbiamo un altro flusso sempre valorizzabile dal punto di vista energetico da inviare agli impianti di trattamento di produzione del CSS. Abbiamo potenzialmente anche la produzione di CSS prodotto nel caso in cui vengano rispettati i criteri di end of waste. Abbiamo un flusso biostabilizzato in via di discarica, classificato come smaltimento, sia come, anche come copertura di discarica, che comunque deve essere sempre classificato come smaltimento, del percolato da inviare in impianti di depurazione di reflui, e anche altri flussi residuali di inerti che vengono inviati o a smaltimento o potenzialmente anche a recupero. In più, quelli che sono diciamo, i valori di equilibrio del bilancio di massa con la messa a riserva a fine anno, che vanno riconciliati di anno in anno. Per quanto riguarda i RUR al recupero energia senza trattamento preliminare, ovviamente questi possono essere valorizzati come recupero energetico o anche come smaltimento nel caso in cui l'impianto non sia autorizzato in R1 ma sia autorizzato in D10, quindi non abbia diciamo, i crismi dell'efficienza per essere classificato come R1. I metalli recuperati dai ceneri pesanti, voi sapete che a determinate condizioni possono essere, anzi devono essere valorizzati per il calcolo del riciclaggio. Se abbiamo dei rifiuti urbani residui avviati al smaltimento senza trattamento preliminare, sono ovviamente non dovrebbero essere ingombranti, spazzamento stradale o rifiuto urbano residuo che per la qualità dal punto di vista della raccolta differenziata può essere avviato in discarica senza pretrattamento, ovviamente vengono valorizzati come smaltiti. Come vi dicevo all'inizio, sono stati stabiliti dalla prassi una serie di indicatori obbligatori facoltativi. Gli obbligatori sono quelli, diciamo, indispensabili per una corretta rendicontazione, dei risultati, mentre quelli, facoltativi sono, degli indicatori che vanno anche al di là di quello che è, diciamo, strettamente il perimetro di applicazione della prassi, ma che riguardano anche performance ambientali, come per esempio i consumi di gasolio o consumi energetici per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti, che possono essere elementi importanti di valorizzazione dell'efficienza del ciclo dei rifiuti e che quindi possono
possono essere utilizzati come indicatori facoltativi. Io ho terminato la mia presentazione e lascio la parola agli altri relatori. Grazie, grazie Luca. È ora il momento di Andrea Lanz, a cui diamo... Ecco. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, diciamo, la presentazione che mi ha preceduto evidenzia una serie di aspetti molto importanti, nel senso che diciamo, centra l'attenzione sulla necessità di ecco qua, sulla necessità di attivare diciamo una, come si dice, una conoscenza più dettagliata possibile del ciclo di gestione dei rifiuti all'interno di un'azienda e all'interno di un impianto di trattamento. Questo diciamo, nuovo diciamo, orientamento, questo nuovo modo di agire è sicuramente molto importante perché, come adesso vedremo nella presentazione che vi farò vedere, diciamo, la normativa europea ha un po' cambiato il modo di analizzare e di verificare i dati sul raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio, o meglio, obiettivi già erano previsti dalla precedente disposizione, sia in materia di rifiuti che in materia di rifiuti urbani soprattutto, che in materia di imballaggi. La nuova direttiva quadro, modificata appunto nel 2018 col pacchetto di rifiuti, insomma, col pacchetto di economia circolare, però ha un approccio diverso, nel senso, oltre a fissare obiettivi di riciclaggio sui rifiuti, individua anche dei criteri di calcolo molto molto precisi e molto molto, possiamo dire, dettagliati, che hanno chiaramente la finalità di far sì che il rifiuto urbano che viene monitorato e che viene valutato è diciamo, valutato nel punto in cui effettivamente c'è la garanzia che tale rifiuto è stato riciclato, quindi è diventato nuova materia prima, perché chiaramente lo scopo delle direttive comunitarie è quello di incentivare cicli di trattamento che favoriscano la reimmissione dei rifiuti all'interno dei cicli produttivi e quindi produrre nuova materia prima. Quindi sostanzialmente quello che volevo dire è che le nuove disposizioni non solo individuano obiettivi, ma fissano anche criteri molto stringenti per il calcolo di questi obiettivi. Quindi da questo punto di vista sicuramente la prassi, che chiaramente non costituisce diciamo, direttamente il metodo per il calcolo del riciclaggio, però fornisce tutta una serie di indicazioni che portano il gestore, l'operatore, a porre l'attenzione su una serie di aspetti e di punti salienti che consentono poi di avere delle informazioni per monitorare poi il raggiungimento degli obiettivi, che è lo scopo che si fissa la direttiva e la normativa comunitaria. Sappiamo che già nel 2008, con la direttiva 98-2008, era stato fissato un obiettivo del riciclaggio dei rifiuti urbani del 50% da raggiungersi entro il 2020. Con il nuovo pacchetto rifiuti, quindi nuovo ormai, insomma, del 2018, la direttiva 851, vengono individuati ulteriori tre obiettivi: 55% entro il 2025, 60% entro il 2030 e il 65% entro il 2035. I nuovi metodi di calcolo di riciclaggio dei rifiuti urbani ovviamente fanno riferimento a questi ultimi tre obiettivi. A fianco a questi dobbiamo poi considerare quelli che sono gli obiettivi per i rifiuti di imballaggio individuali dalla direttiva 94-62, sono quelli riportati in questa slide. Quindi abbiamo un obiettivo al 65% entro il 2025, un obiettivo del 70% da conseguirsi entro il 2030, ma soprattutto ci sono tutta una serie di obiettivi per gli specifici flussi di rifiuti, quindi per gli specifici materiali, che come possiamo vedere sono obiettivi molto molto importanti. Se rappresentiamo quindi in grafico questi obiettivi, noi vediamo quindi che abbiamo, ovviamente sono solo alcuni degli obiettivi stabiliti dalle direttive comunitarie, ma sostanzialmente abbiamo quindi obiettivi per la preparazione e l'utilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani, obiettivi per gli imballaggi, a cui sicuramente vanno aggiunti un obiettivo, ad esempio, di raccolta differenziata per le bottiglie in plastica monouso, che è molto molto ambizioso, 77% al 2025 e 90% al 2029. Inoltre questi obiettivi di riciclaggio dobbiamo leggerli in maniera combinata con gli obiettivi di riduzione dello smaltimento in discarica, che sono sicuramente obiettivi molto molto ambiziosi, perché è previsto che entro il 2030 lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani non superi il 10%. Come dicevo precedentemente, però, non solo è necessario raggiungere queste percentuali, che viste così sono solo percentuali, ma la normativa europea, a iniziare già dalla direttiva quadro, individuano tutta una serie di
criteri di monitoraggio e di quantificazione del riciclaggio dei rifiuti urbani che sono molto molto stringenti, nel senso che sono fatti in maniera tale per cui io ho la certezza che quei rifiuti che calcolo come riciclati sono effettivamente stati avviati a produzione di nuova materia prima o materia prima seconda oppure sono end of waste. In particolar modo, ad esempio, per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo, viene definito come quell'operazione per cui i rifiuti sono sottoposti a tutte le operazioni di controllo e pulizia che ne consentono poi un nuovo riutilizzo. E quindi io, quando calcolo il quantitativo di rifiuti preparati per il riutilizzo, devo calcolare tenendo conto del peso dei rifiuti urbani che sono stati sottoposti a queste operazioni. Per quanto riguarda i rifiuti urbani riciclati, si intende il peso dei rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita, operazioni preliminari, eccetera, eccetera, sono stati immessi nell'operazione, questa è una frase molto importante, sono stati immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale essi sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze. Quindi questa affermazione ci porta a dire che quindi non è semplicemente il rifiuto urbano raccolto tramite raccolta differenziata che si può intendere riciclato, e neanche il rifiuto urbano che esce sempre da un centro di selezione nel quale le frazioni sono state separate, ma è proprio il rifiuto urbano o anche il rifiuto di imballaggio. Io qui parlo di rifiuti urbani, ma teniamo conto che tutte queste definizioni si applicano anche ai rifiuti di imballaggio, ma non solo, anche ai RAE e altre tipologie di rifiuti. È comunque il quantitativo che entra nell'ultima operazione di riciclaggio con la quale si ottengono effettivamente prodotti, materiali o sostanze. Ovviamente anche i rifiuti che hanno cessato di essere rifiuti, quindi i cosiddetti end of waste, possono essere contabilizzati all'interno del riciclaggio, ma anche qui è specificato, attenzione, sì, sono riciclati i rifiuti materiali end of waste, ma solo se tali materiali sono destinati ad essere riutilizzati come materia, quindi non ad esempio se viene prodotta un combustibile o altri mezzi per produrre di energia. In questo caso, se così è, questi materiali non possono essere contabilizzati come rifiuti urbani riciclati. Questo è un aspetto molto importante perché ci sono, sappiamo, delle situazioni intermedie in cui si dice sì, ok, il trattamento che ho messo in atto mi ha portato ad ottenere un nuovo materiale e quindi lo potrei considerare un riciclaggio, ma quel nuovo materiale poi è destinato ad essere incenerito. Beh, la direttiva mi dice, attenzione, in questo caso ho prodotto qualche cosa che non entra in un ciclo produttivo dove viene trasformato in nuova materia prima per essere utilizzato come materia, ma è qualcosa che diventa un materiale da incenerire, quindi non lo posso andare a considerare come riciclato. C'è poi una serie di deroghe per il calcolo degli obiettivi di riciclaggio, perché per le quali ad esempio io posso anche considerare il materiale in uscita dalle operazioni di cernita a condizione che io abbia una serie di condizioni che vengono soddisfatte. In particolar modo ho la certezza che i rifiuti sono destinati a essere riciclati e che il peso dei materiali e delle sostanze che sono rimossi in questa fase di selezione sono poi comunque sottratti dal quantitativo che viene avviato al riciclaggio. Poi dopo brevemente vedremo un esempio che chiarisce questo aspetto, però teniamo sempre conto che questo tipo di disposizione è comunque una deroga rispetto alla modalità, diciamo, di calcolo che deve essere applicata in maniera generale. Per quanto riguarda i rifiuti biodegradabili, anche in questo caso il riciclaggio riguarda l'utilizzo e il recupero di questi materiali per ottenere un prodotto da utilizzare poi come materia prima e come è stato visto precedentemente nella descrizione della prassi, in questo caso si intende riciclato ovviamente solo se è destinato appunto ad un utilizzo come fonte di materia, ma comunque può essere considerato riciclato tutto il materiale biologico, quindi tutto il rifiuto biologico che entra che viene avviato al trattamento per produrre sostanzialmente compost o ammendante o qualcosa sostanzialmente che può essere utilizzato come materia. Quindi le perdite di processo in questo caso devono essere contabilizzate all'interno dell'operazione di riciclaggio. Però, e questo sulla plastica ad esempio è riportato,
devono essere esclusi tutti quei materiali, ad esempio anche biodegradabili, che sono separati per via meccanica e che non vengono poi avviati all'utilizzo sul suolo. Quindi ad esempio il compost fuori specifica, che è separato dalla frazione organica e che poi non trova un utilizzo, ma che viene ad esempio destinato in discarica, deve essere sottratto dal computo dell'obiettivo di riciclaggio. Per quanto riguarda le modalità di calcolo di questi obiettivi, anche qui ci sono diverse disposizioni. In primo luogo cito le due decisioni che sono quelle evidenziate, quindi la decisione di esecuzione 2019-1004, ma anche la decisione 2019-665, che riguardano rispettivamente i rifiuti urbani e i rifiuti di imballaggio. E sostanzialmente si basano sugli stessi principi, quindi vanno a valutare e a individuare i criteri di determinazione del riciclaggio basandosi sullo stesso principio di calcolo. Associate a queste disposizioni vi sono poi due linee guida di Eurostat che riguardano appunto la linea guida per come compilare e riportare i dati sul riciclaggio dei rifiuti urbani e una linea guida invece che riguarda i rifiuti di imballaggio. Due aspetti che volevo segnalare, che sono molto importanti e che fanno capire come in questo caso le disposizioni che sono state introdotte a livello europeo sono molto più puntuali, proprio per far sì che quello che si viene calcolato come percentuale di riciclaggio, che alla fine è un numero secco, rappresenti però effettivamente sia un calcolo veritiero del quantitativo che viene avviato, che viene pure riciclato dei rifiuti. Il punto di calcolo appunto è il punto di immissione dei materiali dell'operazione di riciclaggio con la quale i rifiuti sono ritrattati per ottenere prodotti o materiali, o il punto in cui tali materiali cessano di essere rifiuti. C'è poi un'altra tipologia di misurazione, definita appunto dal cosiddetto punto di misurazione, che è il punto in cui viene determinato il quantitativo di rifiuto per determinare la quantità di rifiuti in corrispondenza del punto di calcolo. Mi spiego, molto spesso il punto di calcolo è posizionato in un punto che, scusatemi la ripetizione di punto, in cui è difficile comprendere l'effettivo, cioè in cui è difficile fare un monitoraggio effettivo. Allora la normativa mi dice, attenzione, si può applicare anche il calcolo in un punto differente, che è il punto di misurazione, purché tale calcolo mi consenta di andare a determinare il quantitativo effettivamente ottenibile nel punto di calcolo. Poi vedremo appunto un esempio tratto dalle linee guida. La decisione di esecuzione poi riporta per le varie frazioni merceologiche, quindi per i vari flussi di rifiuti, quali sono i punti di calcolo, quindi sostanzialmente in quale punto esattamente io dovrei mettermi a calcolare il quantitativo del rifiuto urbano per calcolare poi il quantitativo riciclato. Quindi, ad esempio, nel caso del vetro si intende ad esempio il vetro cernito che non subisce ulteriore trattamento prima di essere immesso in una fornace per vetro o nella produzione di mezzi di filtrazione, materiali abrasivi, fibra di vetro, eccetera. O ad esempio nel caso della carta, è la carta cernita che non subisce ulteriori trattamenti prima di essere immessa in un'operazione di deduzione in pasta. Quindi mi dice esattamente qual è il punto nel quale io dovrei andare a calcolare il quantitativo di quel rifiuto o end waste che contribuisce al calcolo degli obiettivi di riciclaggio. Ora è evidente che leggendolo così uno dice va bene, si può fare, però teniamo sempre presente che questa teoricamente questo tipo di elaborazione, anzi praticamente dovrebbe essere fatta presso ogni impianto che effettua questo tipo di trattamento. Quindi sicuramente il monitoraggio diventa molto molto complesso. Per questo sicuramente una prassi applicata dai gestori degli impianti può, come si può dire, far toccare con mano al gestore del rifiuto quali sono le problematiche, quali sono le modalità con cui deve monitorare i propri rifiuti per andare poi a fornire un'informazione utile per il calcolo poi degli obiettivi di riciclaggio. Teniamo sempre presente che la normativa prevede che questa informazione che lo Stato membro deve fornire all'Unione Europea deve essere poi desunta dai dati degli impianti. Quindi chiaramente gli impianti devono disporre di questa informazione. Per questa ragione, ad esempio, avrete avuto modo di vedere, i gestori dell'impianto hanno avuto modo di vedere che sul MUD è stata introdotta una scheda proprio definita riciclaggio che ha proprio l'obiettivo di porre l'attenzione sul punto di misurazione che deve essere, come si può dire, che gli impianti devono monitorare con particolare attenzione. Se prendiamo ad esempio il caso della carta, questo è uno schema tratto dalle linee guida Eurostat, noi appunto sappiamo che è un esempio
che la carta e cartone, quindi sulla sinistra abbiamo il rifiuto di carta e cartone, subisce una serie di passaggi prima di arrivare al processo di pulping, che sono una serie di selezioni che vengono attuate sulla carta per separare materiali non target, oppure ci sono delle fasi in cui un carico viene respinto e via discorrendo. Qui ne sono riportati due esempi, no? Però potrebbe anche essere che i passaggi che compie la carta sono molti di più. Anche all'impianto di destinazione finale, dove arriva la carta, vengono poi a sua volta effettuati, possono essere effettuati ulteriori controlli sulla qualità prima di avviare la carta al processo di selezione. E il punto di calcolo, come vediamo da questo schema, da questo grafico, è esattamente nel punto in cui sono finite tutte le fasi di separazione, eliminazione di carichi respinti, eliminazione di materiali non target, e la carta entra nel processo finale di pulping. Quindi è qui che dovrei andare a fare la misurazione. Ora, è evidente che in molti casi calcolare il punto di misurazione, il punto di calcolo esattamente in questa fase, può non essere sempre attuabile. Quindi, ad esempio, le stesse linee guida Eurostat riportano una serie di criteri, no? Di passaggi che possono essere eseguiti. E quindi qui è riportato il punto di calcolo, che è il punto in cui dovrebbe essere fatta la misurazione, e poi vengono riportati diversi possibili punti definiti PM, che sono i cosiddetti punti di misurazione, quelli che abbiamo visto nella definizione precedente. Quindi io potrei anche andare a calcolarmi in diversi punti differenti dal punto di calcolo il quantitativo di rifiuto che io ipotizzo che diciamo nel punto di calcolo costituirà poi la quota riciclata, ma devo avere a disposizione tutta una serie di informazioni che mi consentano di escludere qualche cosa. Ad esempio, io potrei andare a calcolare per avere il punto di calcolo, ad esempio pormi nella posizione PM4, quindi vuol dire dopo un primo trattamento di selezione e prima di un successivo trattamento di selezione. Ora, in questo caso, questo trattamento di selezione mi porterà a avere una serie di punti che io vado a eliminare, quindi materiali non target o scarti e via discorrendo. Allora il punto di misurazione calcolato in PM4, io dovrò scartare tutto quello che è PM5, quindi il punto di calcolo corrisponde a PM4 meno PM5, ipotizzando ovviamente che quello che esce dall'impianto di riciclaggio e che poi è destinato all'impianto finale di riciclaggio definitivo, quindi PM6 e PM7, siano perfettamente corrispondenti, ovvero non ci siano nel passaggio da un impianto all'altro ulteriori fasi di eliminazione di qualche materiale. Fatte queste assunzioni, io posso calcolarmi il punto di calcolo e avere queste informazioni. Ovviamente sono passaggi molto, molto articolati e molto, molto complessi, e che sono spesso di difficile lettura. Sicuramente da questo punto di vista le linee guida, la prassi che è stata predisposta, che ha non è che finalizzata essenzialmente a questo calcolo, ma è finalizzata ad acquisire tutta una serie di informazioni che consentano da un lato di tracciare il rifiuto e dall'altra di garantire la disponibilità di informazione che consenta anche ai gestori posti a valle di acquisire, di disporre di dati utili per la comunicazione eventualmente dell'informazione qualora necessario. Io ho finito nella mia esposizione, quindi interrompo la condivisione e lascio la parola a chi mi deve seguire. Grazie. Grazie Andrea. Passiamo la parola ad Amanda Fusunerini di CONAI. Prego Amanda. Grazie Viviana, grazie dottor Lanz. Buongiorno a tutti. Vi ringrazio intanto di essere partecipare numerosi a questo webinar. Io vi racconto un po' appunto il punto di vista delle organizzazioni PR. Soprattutto con l'obiettivo in pochi minuti di raccontarvi perché abbiamo partecipato ai lavori e qual è appunto il ruolo e la responsabilità dei sistemi delle organizzazioni PR in questo contesto. Nel 2018 la revisione della direttiva quadro sui rifiuti non solo ha alzato l'asticella degli obiettivi di riciclo che vi ha ben raccontato proprio poco fa il dottor Lanz, e anche definito più puntualmente quello che è appunto il punto di misurazione, il punto di calcolo per raggiungere appunto questi obiettivi, però ha anche declinato il concetto e il principio della responsabilità stessa del produttore che la direttiva che la Commissione europea aveva introdotto già 10 anni prima, nel 2008. Oggi in particolare questa declinazione prevede l'obbligo, in particolare per gli imballaggi, di istituire un regime
Cos'è un regime? Uno schema di costituito da una o più organizzazioni individuali o collettive che si adoperano o dal punto di vista finanziario o dal punto di vista finanziario ed operativo per garantire di fatto e assicurare l'ecoprogettazione e il riciclo degli imballaggi e quindi il raggiungimento degli obiettivi che vi abbiamo appunto raccontato poco fa. Quando si istituisce un regime PR, la Commissione europea nella direttiva ha stabilito anche che lo Stato membro deve soddisfare e garantire che i regimi PR rispettino alcuni requisiti generali minimi. E tra questi requisiti ci sono anche aspetti che riguardano proprio la rendicontazione dei dati. Io mi sono segnata in particolare l'aspetto di garanzia della presenza di un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dallo Stato membro, sia dai produttori assoggettati al regime di responsabilità dell'ETER che dalle organizzazioni stesse, quindi che per conto dei produttori ottemperano a questa responsabilità, e i dati sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando appunto poi, se opportuni, i vari flussi dei materiali, dei rifiuti e di quelli appunto di cui agli obiettivi da raggiungere. Contestualmente quindi anche gli Stati membri devono anche adottare misure necessarie per garantire che il regime PR istituisca un meccanismo adeguato di autosorveglianza supportato dove pertinente da regolare verifiche indipendenti per valutare la qualità dei dati raccolti e comunicati e che soprattutto rendano pubbliche le informazioni sul conseguimento degli obiettivi. Ecco, in questo contesto la Commissione europea ha appunto tentato in questi anni di armonizzare le metodologie di rendicontazione dei dati da parte degli Stati membri, prevedendo non solo dettagli specifiche tecniche all'interno del quadro normativo, ma anche di entrare nel merito con atti delegati, quindi vere e proprie decisioni come quelle che vi ha raccontato benissimo il dottor Lanz, che sia per i rifiuti urbani che per i casi degli imballaggi prevedono un dettaglio e una specifica così alta nella determinazione e acquisizione del dato che rimane oggi un ambito di applicazione per l'attività di normazione, come l'abbiamo sempre pensata finora, piuttosto ristretto. In particolare queste decisioni, l'elemento più innovativo, al di là delle metodologie di calcolo e delle formule, è il fatto che prevedono in entrambi i casi, cioè sia per la decisione sugli imballaggi da 270 del 2005 aggiornata oggi che quella sui rifiuti urbani, la necessità di prevedere un format per il controllo della qualità dei dati che nel caso specifico degli imballaggi individua anche nei regimi di responsabilità dei produttori il metodo principale di acquisizione del dato. Quindi oggi con questo nuovo approccio della Commissione europea, per appunto nasce con con l'argomentazione di voler armonizzare tra gli Stati membri le metodologie, ci porta ad individuare nuovi e diversi spazi per l'attività di normazione tecnica. Cioè oggi noi non ci troviamo più solo a quello che una volta si diceva a coprire le zone grigie, a integrare, interpretare un vuoto normativo, ma oggi noi siamo in una posizione di proporre nuovi orizzonti, cioè di fare delle nuove proposte che vanno oltre la mera affinamento di quanto è già previsto a livello legislativo, perché il dettaglio legislativo oggi è molto ampio. Ecco perché CONAI ha partecipato a questi tavoli. Soprattutto vi ricordo che CONAI da sempre ha rendicontato i propri dati della gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi ai sensi della decisione 270-2005. Oggi pubblichiamo il PGP, il Programma Generale di Prevenzione, proprio sui dati di rendicontazione con un primo
avvicinamento rispetto a quella che è le nuove prescrizioni previste dalla decisione aggiornata, ma abbiamo una base solida che è stata costruita nel tempo, perché appunto è basata sempre sui riferimenti legislativi europei e nazionali. Ecco perché vi dicevo, oggi CONAI ha avviato due attività a livello UNI su questo tema, quindi si è impegnato appunto nel tavolo della prassi di riferimento UNI per soprattutto per armonizzare a livello nazionale gli aspetti di rendicontazione relativi ai flussi di rifiuti nella fase in particolare che intercorre tra, come vi ha raccontato bene il dottor Mariotto, tra il conferimento in raccolta da parte dei cittadini sostanzialmente e il trasferimento negli impianti di trattamento. Ma dall'altro, per gli imballaggi, CONAI ha avviato un lavoro nell'ambito della Commissione Tecnica dell'UNI Imballaggi, che appunto ha il piacere di presiedere, per elaborare invece una norma tecnica di sistema di gestione per la determinazione della quantità dei rifiuti di imballaggi prodotti, riciclati e recuperati con produzione di energia. Questo proprio come ulteriore garanzia per le istituzioni ai fini del raggiungimento dei relativi obiettivi nazionali. È un processo, quello della normazione, dell'elaborazione di uno standard più a lungo raggio, perché almeno prevede 2 o 3 anni, ha un'ampia partecipazione della parte degli esperti e si base parte proprio dall'esperienza del sistema CONAI, noto come obiettivo riciclo, e che trovate proprio rendicontato nei dettagli nel nostro programma generale di prevenzione e nei documenti appunto che trovate tutti sul sito di CONAI. L'obiettivo quindi è mettere a disposizione questo strumento, questo percorso fatto in tanti anni di esperienza, mettere a disposizione di tutte le organizzazioni PR, proprio per dare anche un valore aggiunto a questa necessità e richiesta forte da parte delle istituzioni europee, specialmente di armonizzare le metodologie di calcolo e di rendicontazione. Per cui io rinnovo sempre l'invito alla partecipazione di questo lavoro, che appunto si svolge nell'ambito della Commissione Tecnica UNI Imballaggi. Vi ringrazio per l'attenzione e passerei quindi la parola alla dottoressa Ingegnere D'Aprile. Grazie. Grazie Amanda, vedo in realtà che in programma toccherebbe adesso alla dottoressa Davilla, al dottor Principato e la dottoressa Stival per parlarci dell'implementazione della prassi nelle attività aziendali. Abbiamo una decina di minuti abbondanti di ritardo, ma confido nella bravura dei relatori. Grazie, prego dottoressa. Grazie. Allora, cerco di essere quindi di recuperare nel tempo. Eccoci. Vediamo se ce la posso fare, visto che l'abbiamo fatto prima. Ok. Lo vedete come presentazione? Lo vediamo non come presentazione, ma vediamo. Dovrebbe mettere. Ok, perfetto. Okay. Grazie. Allora, intanto ringrazio, come ha fatto lui il dottor Mariotto, per aver raccolto, diciamo così, questa sfida sulla partenza della prassi di riferimento, e ringrazio anche il dottor Bonetto che ci ha aiutato al tavolo e che presenzia oggi, ma non come relatore. L'esperienza sostanzialmente che noi avremmo voluto condividere con altri colleghi che poi vi presenteranno le loro attività è partita per noi nel 2015, quando abbiamo cercato appunto di tracciare le filiere dei nostri rifiuti. Noi siamo una società che fa il servizio di raccolta, Veritas lavora, diciamo così, in tutta la città metropolitana di Venezia, quindi serve 44 comuni della città metropolitana di Venezia e il comune di Mogliano,
L'abbiamo fatto perché la nostra idea era proprio quella, come si diceva prima, di tracciare i rifiuti per rendere, come dire, trasparente quella che era la nostra attività, trasparente nei confronti degli enti e trasparente nei confronti anche però dei cittadini. Quelli che vedete qui sono sostanzialmente le copertine di documenti che noi utilizziamo per fare la tracciabilità dei rifiuti. Abbiamo tracciato quasi tutti i rifiuti urbani, quindi quasi tutte le filiere dei rifiuti urbani, la carta, il vetro, la plastica, qui vedete le copertine del legno, e, appunto l'organico e nel nostro caso il rifiuto secco che poi va a trasformarsi in CSS per essere bruciato nel termovalorizzatore. E i documenti che compongono le nostre tracciabilità li vedete qui, insomma uno racconta la filiera proprio come è strutturata, quindi dove vanno i nostri rifiuti all'interno dei diversi impianti, un quadro di riferimento che ci dice di quel tipo di rifiuto che cosa succede in Italia e in Europa, che cosa si deve fare, e un disciplinare tecnico che sostanzialmente sono le regole che, non essendoci una norma UNI di riferimento, abbiamo dovuto costruire affinché si potesse certificare con un ente di certificazione questa attività. Ed è questa, diciamo, questa parte che abbiamo voluto mettere a disposizione anche degli altri nel costruire la prassi. Quello che qui vedete invece in primo piano è il tabellone di tutti i dati, è molto molto più lungo ovviamente, di tutti i dati che dobbiamo raccogliere per rispondere appunto alla tracciabilità, alla richiesta degli enti di certificazione per dimostrare la tracciabilità dei nostri rifiuti. Qui vi faccio vedere l'esito sostanzialmente di una delle tracciabilità delle filiere. Abbiamo voluto trasformare il dato in una cosa visibilmente semplice, perché questi dati noi li mettiamo a disposizione, come abbiamo detto, dei cittadini, e quindi devono essere in qualche modo anche riconducibili a quello che succede con una semplice iconografia. Questa filiera del legno, voi vedete in alto semplicemente i territori serviti, quindi dove andiamo a raccogliere il materiale. Le frecce più o meno grosse dimostrano la quantità che viene raccolta di materiale. Qui nel mezzo vedete dei quadrati che sono le stazioni di travaso, che appunto nella prassi di riferimento si è deciso di non necessariamente tracciare, perché è una fase in cui semplicemente avviene la rottura di carico, quindi l'ottimizzazione dei trasporti, ma nel nostro caso era importante perché abbiamo tracciato anche tutti quelli che sono i consumi, sia energetici appunto che di acqua, e quindi serviva anche calcolare dove ci si ferma per raccogliere, fino ad arrivare praticamente all'impianto iniziale dove vengono trasportati tutti i rifiuti di legno, ma siamo arrivati fino proprio al produttore. Quindi il produttore, in questo caso l'azienda che ci svolgeva il servizio nel 2021, adesso è cambiata, ma il produttore sostanzialmente cosa fa? Studia il suo prodotto sulla base di ciò che noi gli porteremo. Quindi arriviamo fino a colui che utilizza il nostro rifiuto proprio nell'ottica vera della circolarità, per poi fare un prodotto che sarà il prodotto che viene immesso nel mercato. E questo implica, come diceva prima il collega di Ispra, sicuramente una fatica importante, perché dalla nostra parte dobbiamo portare tutti coloro che devono fornire i dati. Quindi non è semplice anche arrivare ai produttori che ci facciano entrare nei loro impianti, perché quando noi facciamo le verifiche appunto con l'ente di certificazione si arriva fino agli impianti degli altri. Quindi si entra negli impianti anche di terzi, si chiedono i dati anche agli impianti di terzi, compresi coloro come ad esempio in questo caso Fantoni, ma voi se andate a vedere per esempio nel suo sito aveva pubblicato anche lui questa attività, fino a coloro che poi utilizzano il materiale. Quindi questa è, diciamo così, noi la chiamiamo la parte dei flussi, quindi qui si vede da dove arriva e dove va il rifiuto. Questa è per esempio per il vetro, per la filiera del vetro, volevo far vedere due tipologie, insomma, però i nostri flussi sono tutti tracciati così. Qui vedete ci sono scritte ovviamente le tonnellate raccolte per ogni una di queste righe che voi vedete disegnata, quindi vi lascio immaginare l'impegno a raccogliere questo tipo di informazioni che, come si diceva prima, non è per niente semplice. E poi trasformiamo questa informazione
in una informazione invece di vero e proprio recupero. Quindi di tutto il materiale che entra raccolto dall'azienda, dai cittadini, vengono praticamente eliminate tutte le frazioni che vanno in altri impianti, fino ad arrivare a comprendere la quantità reale di rifiuto recuperato per quella filiera di rifiuto. Nel caso del legno, ovviamente la filiera del legno è una filiera molto virtuosa, e si recupera fino al 98%. Poi abbiamo calcolato con questi dati anche la quantità appunto di energia che viene utilizzata in termini di gasolio, in termini di, come vi dicevo prima, energia elettrica per tutte le varie fasi della raccolta, ma questo nella prassi, per esempio, sono considerati indicatori facoltativi, quindi non obbligatori, però utili per noi nel mondo, diciamo così, dell'economia circolare e anche nel mondo di dove stanno andando le richieste, no? Di ARERA piuttosto che di altri enti che ci chiedono di calcolare, per esempio, l'emissività in termini di CO2. Avere tutti questi dati in ingresso ci permette di essere sicuramente virtuosi nel fornire questo dato. E abbiamo potuto, per tutte le nostre filiere, quindi calcolare quanto è stato avviato a recupero. Quindi, come vedete, insomma, le filiere sono piuttosto virtuose, c'è una parte anche di rifiuti dove si fa recupero di materia e recupero di energia, per esempio quello dell'organico e nel nostro caso appunto quello del rifiuto secco, e abbiamo potuto, grazie a questi dati, fare anche, diciamo, questo esercizio, per esempio di confronto con gli obiettivi europei al 2025, per quanto riguarda gli obiettivi, la nostra percentuale di recupero di imballaggi in plastica rispetto, per esempio, agli obiettivi europei al 2025. Come vedete, per ora, insomma, siamo messi abbastanza bene, superiamo tutte quelle che sono le richieste degli obiettivi europei ampiamente. Quindi avere questo tipo di dato ci permette sostanzialmente di misurarci e ci permette di misurare quelle che sono le nostre performance, allineandoci a tutte quelle richieste, come si diceva prima, come diceva prima il collega di Ispra, che sono sempre più complesse e complicate, che però, insomma, in qualche modo bisogna approcciare. Questa prassi di riferimento, secondo me, aiuta noi gestori, da un lato, a misurare, ma aiuta anche gli impianti a comprendere quali sono i dati che possono essere utili per allinearci sostanzialmente, per poter scambiarci le informazioni che servono per proseguire in questa ottica virtuosa. Credo di essere stata sufficientemente, spero, breve. Assolutamente. Molte grazie, dottoressa. Grazie. Efficace. Allora darei la parola al dottor Principato di Gruppo ERA per la sua presentazione. Grazie, a questo punto quindi passo io alla mia presentazione che ora metto. Ecco qua. Ecco qua, ora dovrebbe essere a posto. Anch'io volevo presentare la nostra esperienza in termini di tracciabilità. Tracciabilità del flusso dei rifiuti raccolti in modo differenziato, che noi riassumiamo in un report annuale che abbiamo chiamato sulle tracce dei rifiuti, proprio per far capire che vogliamo seguire tutti i passaggi che i rifiuti fanno dalla raccolta fino al recupero finale. Questo report fa parte di un set di report annuali sulla sostenibilità che pubblichiamo annualmente, che riguardano anche la qualità dell'acqua potabile, il cambiamento climatico e i progetti di coinvolgimento della comunità. Nello specifico, quindi, sulle tracce dei rifiuti, è il nostro report che serve per vedere dove va a finire la raccolta differenziata che i cittadini fanno e seguire quindi tutti i passaggi che fa il materiale. Ecco. Perché abbiamo attivato questo report ormai da 12 anni lo facciamo? Ecco, per rispondere alla domanda quanta raccolta differenziata viene effettivamente recuperata e effettivamente dove viene recuperata. Oggi probabilmente chi partecipa a questo intervento oggi pomeriggio è un addetto ai lavori, quindi probabilmente conosce bene il settore del riciclo, sa che comunque in Italia c'è un settore di riciclo ormai maturo e è composto da tante aziende e quindi con una filiera comunque ben definita. E il pubblico, il cittadino comunque o la persona meno addento ai temi non sempre conosce tutto il
passaggi che viene svolto dai materiali. Ecco, quindi questo report l'abbiamo usato anche negli anni per far capire che tutti gli sforzi che noi chiediamo ai cittadini per fare la raccolta differenziata hanno poi uno sbocco nella produzione di materiale di materia prima seconda, quindi che rientra nel ciclo produttivo. Abbiamo quindi attivato un vero e proprio sistema appunto di tracciabilità, seguendo quindi tutti i passaggi che il materiale che i rifiuti fa, dal cassonetto comunque dal primo punto di raccolta fino a tutti i vari impianti. Ecco. Il percorso è simile a quello che abbiamo già visto, quindi poi non lo approfondisco nel concetto, comunque appunto in ottica di tracciabilità. Abbiamo cercato appunto di seguire passaggio per passaggio cosa succede al materiale. Quindi se il materiale per esempio entra, come abbiamo già visto prima, in un impianto che non fa lavorazioni particolari, a questo punto questo impianto non lo consideriamo come impianto finale, ma andiamo avanti e cerchiamo l'impianto di trattamento successivo. Questo quindi percorso a cascata lo facciamo fino a quando non esiste un impianto di recupero finale, appunto attraverso il quale poi il materiale rientra nel ciclo produttivo. E negli anni abbiamo esteso anche i contenuti di questo report anche al posizionamento del nostro territorio rispetto agli obiettivi europei, con un approccio simile a quello che abbiamo già visto proprio ora. Abbiamo visto anche abbiamo approfondito che tipo di rapporto c'è fra la raccolta differenziata e quanto pagano i cittadini in bolletta per la raccolta dei rifiuti, e mettiamo anche in evidenza i nostri principali progetti sull'economia circolare. Ecco, alla fine quindi di questo sistema di tracciabilità, il risultato dell'anno scorso è che oltre il 90% della raccolta differenziata è arrivata effettivamente a recupero. Il restante 10% è quello scarto, quel sovvallo di cui abbiamo parlato prima, che non può essere riciclato e che quindi va a finire a smaltimento. E quindi può essere derivato, può derivare da vari motivi, da conferimenti errati da parte del cittadino, oppure da conferimenti magari di materiale corretto però nella filiera di raccolta sbagliata, o anche da scarto di impianti di selezione, perché essendo questi impianti comunque degli impianti industriali, comunque un grado di scarto ce lo possono avere, anzi probabilmente anche è naturale che ci sia uno scarto, ecco. Abbiamo cercato di separare, diciamo così, questa percentuale di recupero per tutte le varie filiere, quindi per i materiali raccolti. E quindi per ogni materiale abbiamo una percentuale di recupero che è specifica della tipologia di materiale, quindi nel verde probabilmente raggiunge valori molto alti, e abbiamo visto che anche nel nostro caso nel legno il materiale appunto una circolarità molto virtuosa, e chiaramente al lato opposto abbiamo la plastica, che è più difficile da sia raccogliere, difficile anche poi da selezionare e poi anche da recuperare, quindi a percentuali più basse. Abbiamo voluto evidenziare sia il riciclo di materia, che qui vedete in colore scuro, e anche il riciclo di energia, solo in due casi, per la plastica e per il verde. Nella plastica, in effetti, la complessità appunto del flusso di riciclo della plastica fa sì che poi, oltre al riciclo di materia, ci sia una quota di materiale che viene poi utilizzato negli inceneritori e dal quale viene estratta quindi energia, che questa energia appunto è una parte da valorizzare. Ecco. Anche nel verde, in alcuni casi, la raccolta del verde alimenta degli impianti a biomasse, che quindi abbiamo voluto evidenziare, ma isolare, perché così si può vedere sia la quota di recupero di complessivo che la quota di riciclo. Il secondo aspetto importante di questo lavoro è che siamo riusciti ad arrivare, diciamo, alla fine del ciclo, e quindi per ogni materiale abbiamo individuato quali sono quanti e dove sono gli impianti di recupero finale. Quindi abbiamo per esempio 23 impianti di recupero nel verde, 22 cartiere per la carta e così via. Questa numerosità di impianti, che quindi complessivamente raggiunge una platea di comunque di tante imprese, che sono appunto, come dicevo all'inizio, le imprese che alimentano, comunque gestiscono l'economia circolare in Italia, l'abbiamo rappresentata anche in una mappa per rendere più chiaro che il materiale appunto che raccogliamo con la raccolta differenziata
va a finire poi in utilizzatori finali, che sono i puntini che vedete in questa cartina. Per ogni colore rappresenta un certo tipo di materiale e qui quindi vediamo quali sono gli impianti finali di recupero per ciascun materiale. Ecco. Queste informazioni, sia di carattere quantitativo e sia quindi di localizzazione degli impianti di recupero finale, le otteniamo con un sistema di, appunto, tracciabilità che fa base ovviamente su molti dati di nostra competenza, ovviamente tutti quelli da raccolta. I dati che riguardano gli impianti di proprietà del gruppo chiaramente li gestiamo direttamente, per tutto il resto chiediamo ai nostri fornitori o comunque agli impianti che trattano i materiali di compilarci annualmente delle schede con dei dati molto dettagliati sulla destinazione dei rifiuti trattati e sulle quantità di sovvallo prodotte. Ecco. Tutto questo quindi ci porta poi ogni anno ad avere la garanzia che tutto comunque il materiale raccolto viene effettivamente recuperato e quindi segue la strada dell'economia circolare. Ripeto, per gli addetti ai lavori questi concetti possono sembrare anche banali e scontati, quindi è chiaro che la carta, sappiamo che comunque la carta riciclata finisce nelle cartiere, questo agli addetti ai lavori è molto evidente. Ai non addetti ai lavori un po' meno, quindi questo lavoro ci è stato sempre molto utile negli anni per mettere in evidenza questi processi virtuosi. Ecco, quindi l'intervento che volevo fare riguardava questo nostro esercizio, quindi anche nel mio caso ringrazio tutti per l'invito, la partecipazione al gruppo di lavoro è stata molto anche interessante per me, quindi è stata anche un'esperienza molto positiva. A questo punto lascio la parola al prossimo relatore. Grazie, dottor Principato. È la volta di Silvia Stival, di gruppo A2A. Buongiorno, buongiorno a tutti. Mi inizio subito unendomi ai ringraziamenti del collega di ERA, perché l'esperienza che abbiamo condiviso è stata sicuramente una bellissima esperienza, perché poi quando ci si confronta tra gruppi diversi, società diverse, pur facendo lo stesso lavoro, insomma, si porta sempre a casa qualche esperienza positiva e qualcosa da imparare c'è sempre. E quindi ringrazio loro e ringrazio Uni e Utile Italia che ci hanno coinvolto in questo bellissima esperienza e lavoro. E vado un po' a presentare velocissimamente, visto che i minuti oramai sono quasi alla fine, non so se vedete la presentazione, quello che è un po' l'esperienza del gruppo A2A, un pochino diversa rispetto a quella che ci hanno raccontato i colleghi di Veritas e di ERA. L'esperienza sicuramente più significativa nostra è quello che si chiama contatura ambientale, nato oramai qualche anno fa, dopo un protocollo firmato dal Comune di Milano, AMAT, CONAI, i consorzi di filiera, AMSA e ADO Ambiente. Contatore proprio perché vuole andare a contare quello che è il risultato di un'efficace gestione integrata dei rifiuti. Quindi il contatore ambientale nasce proprio per analizzare l'intero ciclo di vita del materiale, dal momento in cui diventa un rifiuto, quindi quando il cittadino lo butta, non lo usa più, fino al suo recupero e trasformazione finale anche in energia recuperata. E quindi uno strumento che va oltre la tracciabilità, perché riesce anche a permettere di valutare i benefici ambientali che derivano da una gestione integrata dei rifiuti, andando a definire anche le materie prime risparmiate grazie al recupero, al riciclaggio e a quante materie prime e seconde vengono poi rimesse nel mercato e quindi quanti materiali si riescono a recuperare. Come già detto, ovviamente, perché un contatore ambientale, perché questa esigenza? E l'esigenza è sempre ovviamente quella di rispondere ai dubbi dei cittadini. Anche la prassi, in realtà, raccontata oggi, parte proprio da lì. I cittadini hanno sempre il dubbio che il loro lavoro che fanno per la differenziata vada a buon fine, quindi che in effetti tutta
i rifiuti che vengono raccolti vengono poi avviati al riciclo in modo corretto, i dubbi che possono avere ancora anche su come differenziare al meglio, perché comunque la molteplicità di materiali e la tipologia di imballaggi messi sul mercato oggi sono veramente tanti, quindi avere delle risposte anche che quanto fanno è corretto riesce anche a rassicurarli. Quindi il contatore ambientale vuole essere e vuole generare questa consapevolezza dei benefici ambientali e sociali della raccolta differenziata e anche incrementare la diffusione di quelle che sono della cultura ambientale e dell'educazione e una sensibilizzazione maggiore. E quindi cambiare appunto la percezione delle persone di dove vanno a finire i rifiuti, influenzare il cambiamento e rafforzare i comportamenti positivi che hanno ovviamente un buon beneficio. La metodologia applicata al contatore ambientale, come dicevo prima, va un pochino oltre, nel senso che è più un LCA del flusso di questi rifiuti raccolti, quindi parte sì dalla raccolta, al loro trasporto, all'arrivo nei primi impianti, poi in tutti gli impianti successivi e viene poi a definire quelli che sono i risultati finali, quindi oltre ai risultati di quanti rifiuti sono stati raccolti e quanti rifiuti sono stati recuperati con le varie percentuali e quanto hanno già fatto vedere i colleghi prima sono sicuramente esaustivi, anche dei risultati aggiuntivi, quindi quanta acqua è stata risparmiata, quanta energia elettrica è stata recuperata, quante tonnellate di CO2 sono state risparmiate, quindi benefici davvero ambientali, e quanti rifiuti sono stati evitati per la discarica. Mi scusi dottoressa, non volevo interromperla, ma riesce a mettere la presentazione in modalità presentazione dall'inizio, perché così non vanno avanti gli slide? Se riesce, altrimenti non volevo interrompere per non perdere tempo. Grazie. Allora ve la faccio rivedere, insomma, dall'inizio, questo era l'inizio e le altre due, e questa però era già la slide finale in cui c'erano i risultati appunto di quanto si recupera in termini di acqua, tonnellate e di CO2 e di rifiuti evitati in discarica e a quanti risultati positivi, quindi insomma quante bottiglie per esempio di vetro vengono recuperate, quante scatole di cartone vengono rifatte grazie alla carta recuperata e banalmente quante caffettiere piuttosto che quante chiavi inglesi con i metalli e così via. E questa insomma è la nostra esperienza. L'esperienza è oggi solo sul Comune di Milano, da cui è partita questa richiesta, questa forte richiesta. Il progetto di ampliarla su tutti i territori serviti da due ASM è comunque in corso e di sicuro la pubblicazione di questa prassi ci aiuterà nell'ampliare quello che già oggi facciamo anche in termini di visibilità e di contenuti da pubblicare e i risultati da ottenere. E chiudo, che così almeno lascio qualche minuto di tempo per le conclusioni alla collega che segue. Grazie dottoressa Stival, grazie. Molto gentile. Passiamo allora alla parola alla dottoressa Laura D'Aprile del MITE per appunto tirare un po' le somme di quello che è stato un po' raccontato oggi. Prego dottoressa, a lei la parola. Eccoci, grazie. Non so se mi vedete, ho attivato la telecamera. Sì, la vediamo e la sentiamo. Perfetto, bene. Buonasera a tutti. Allora, intanto permettetemi di ringraziare Utilitalia e Uni per questa attività sulla prassi di riferimento e ovviamente tutti i colleghi e le aziende che hanno partecipato a questo esercizio, in primis ISPRA, come sempre, come il nostro braccio tecnico, garantisce l'allineamento con quelli che sono gli sviluppi della normativa comunitaria. L'analisi dei flussi e la contabilità dei rifiuti è uno strumento fondamentale, ne abbiamo cominciato a discutere con Uni, che ci ha supportato durante la presidenza italiana del G20, proprio quando si parlava di indicatori ambientali in generale e di indicatori per lo sviluppo dell'economia circolare.
La prassi di riferimento, pur essendo uno strumento volontario, come è stato ricordato, è assolutamente in linea con quella strumentazione e quelle riforme che abbiamo sviluppato in ambito PNRR sul tema dell'economia circolare e in particolare il Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti e la strategia per l'economia circolare. L'analisi dei flussi è alla base dell'identificazione delle migliori strategie di gestione dei rifiuti. Questo è il concetto di fondo del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti, nel quale, come avete potuto vedere, il MITE ha operato con il supporto di ISPRA delle scelte basate su dei profili altamente tecnici e sull'analisi dei dati, proprio sullo sviluppo di scenari basati sull'analisi dei flussi. Senza analisi dei flussi, del resto, noi, come avete visto e come hanno potuto sperimentare sul campo le aziende che oggi hanno parlato, non possiamo garantire quel bilanciamento tra recupero di materia e recupero energetico che oggi è il cardine delle politiche di economia circolare. Noi da una parte abbiamo degli obiettivi comunitari di recupero di materia che Andrea Lanza ha ben esplicitato e ricordato, e che riguardano appunto l'avvio al recupero e riciclaggio. Dall'altra, con una modalità peraltro nuova del calcolo del punto di riciclo che, diciamo, in un certo qual senso scardina un po' lo scenario preesistente. Dall'altra abbiamo delle esigenze derivanti dall'urgenza della crisi energetica e dall'urgenza della decarbonizzazione collegata agli sviluppi e agli impatti climatici che stiamo apprezzando in questi giorni, che ci obbligano quindi a gestire gli scarti in questo difficile bilanciamento. Perché dico difficile bilanciamento? Perché il bilanciamento diventa difficile quando non si ha un chiaro quadro e una contezza dei flussi che devono essere gestiti. Pertanto, in assenza di un quadro tecnico chiaro in cui noi possiamo dire possiamo destinare X tonnellate al recupero di materia garantendo il raggiungimento degli obiettivi, e quello che poi avanza non lo mandiamo ovviamente in discarica ma lo gestiamo come recupero energetico, questo possiamo farlo solo quando abbiamo davanti dei numeri solidi, verificati e coerenti con quella che è con quelli che sono i criteri di calcolo europei. Quindi questo diventa l'aspetto fondamentale per evitare delle contrapposizioni di settoriali, di interi settori industriali che purtroppo in questo momento stanno già cominciando ad affacciarsi, in cui un settore industriale vorrebbe, come dire, puntare prevalentemente sul recupero di materia, l'altro sul recupero energetico, senza avere un quadro chiaro, e quindi si creano delle contrapposizioni. Lo abbiamo visto, lo cominciamo a vedere in alcune filiere specifiche. Noi vorremmo che si evitassero contrapposizioni come quelle che si sono verificate in passato e che non hanno fatto bene sicuramente allo sviluppo del settore. Quindi è un settore forte che ha già raggiunto in anticipo degli obiettivi per alcune filiere, un settore che vede il sostegno delle due riforme già varate e degli investimenti che si andranno a chiudere entro l'anno per le filiere flagship di economia circolare per la gestione dei rifiuti urbani, ma che necessita di una strutturazione in termini solidi di numeri, di accertamento e calcolo dei flussi e di ottica
industriale dell'intero sistema. Quindi io vi ringrazio nuovamente per questo contributo e per la discussione, perché permettetemi una battuta finale: in un contesto in cui c'è ancora chi confonde la raccolta differenziata, le percentuali di raccolta differenziata con le percentuali di recupero e riciclo, direi che il contributo tecnico-scientifico e la discussione è quanto mai necessario. Vi ringrazio e ovviamente auguro buon proseguo del lavoro e della diffusione di questo importante strumento volontario. Grazie. Grazie a lei, dottoressa D'Aprile, è gentilissima e anche molto, diciamo, preciso il quadro che ci ha delineato a chiusura di questa giornata sulla, diciamo, sul framework, ecco, in cui si inserisce la prassi e questo lavoro che è stato fatto, portato avanti dagli esperti da Util Italia, che ringrazio, e da tutti gli altri relatori che sono intervenuti oggi. Quindi do la parola solo alla collega per le ultime informazioni, dettagli per la disponibilità della registrazione e così via, e vi do appuntamento alla prossima occasione. Grazie. Sì, grazie Viviana, faccio solo presente a tutti che il webinar viene registrato e appena possibile verrà messo sul nostro canale Norme Uni su YouTube. Nei prossimi giorni vi invieremo il link al canale YouTube unitamente al link al canale SlideShare, dove potete trovare tutte le presentazioni dei relatori. Io ringrazio ancora tutti i relatori e anche i partecipanti. Continuate a mantenervi aggiornati su Uni, la Nosmazione e i nostri prossimi webinar navigando su uni.com. Grazie a tutti, una buona serata.